Consigliere Cirillo, lei è delegato alla comunicazione, agli eventi, alle smart city. Ieri il Consiglio metropolitano ha approvato importanti provvedimenti, cioè la seconda tranche di finanziamento per i comuni. I cittadini saranno informati di quello che succede? Certamente saranno informati. Mi pregio di questa delega che mi è stata data da poco per volontà del sindaco. Ha voluto proprio, intendeva proprio questo quando mi ha affidato questa delega, che il piano strategico fosse raccontato, comunicato al meglio all'esterno. Noi ci recheremo direttamente nei luoghi in cui stanno piovendo finanziamenti da parte della città metropolitana. Non è un evento epocale, storico, unico nel suo genere, perché non c'era mai stato da parte della città metropolitana un così lauto finanziamento ai comuni dell'area. C'è stata una prima tranche di 132 milioni approvata agli inizi di agosto. Adesso abbiamo integrato con una successiva tranche di tutti i progetti che nel frattempo c'erano pervenuti, quindi abbiamo quasi ulteriori 20 milioni di euro aggiunto a questa prima tranche e, ripeto, ci recheremo, è proprio volontà del sindaco De Magistris portare questa straordinarietà di questi eventi nei luoghi oggetto di progetti e quindi di cambiamenti, perché noi dimostreremo in seguito che qual è lo stato dei luoghi, cosa abbiamo trovato e cosa abbiamo cambiato. Ecco, quindi diciamo che questi finanziamenti cambieranno, come avete detto, il volto della città metropolitana. Saranno coinvolti tutti i comuni? Saranno coinvolti tutti i comuni, in realtà le aggiungo che i comuni sono molto attenti a questa pioggia di finanziamenti, perché ci stanno arrivando progettualità addirittura esecutiva. Molti comuni forse le avevano già, ma forse si sono attivati proprio perché hanno capito l'importanza di presentarci progetti esecutivi e rapidamente cantierabili, perché anche il modo con cui noi arriveremo all'erogazione del finanziamento non sarà farraginoso, così come avviene per altri enti e per altri tipi di finanziamento. Ecco, noi abbiamo intervistato quasi tutti i sindaci della città metropolitana e tutti erano contenti e soddisfatti di questa collaborazione istituzionale che ha visto insieme più partiti, ma anche più comuni e più istituzioni. Cosa ne pensa lei di questo risultato? Io trovo che questa sia stata la vera scelta vincente. Il sindaco De Magistris, da buon politico, ci ha visto lungo, ha giustamente pensato chiunque altro poteva, insomma, chiudersi a riccio in un piccolo circuito di amministratori. Invece lui ha voluto dare proprio così l'ampia collegialità, ampia apertura a tutti i territori, a tutti i partiti politici e a tutti i progetti, perché chi stabilisce se un progetto è valido o meno? Non sono i progetti di parte che sono validi e quelli di controparte che lo sono meno. Allora questa pluralità, questa collegialità, secondo me ha giovato solo, e io ne sono testimone di questa cosa, perché io sono consigliere metropolitano da pochi mesi e mi chiamano tantissimi sindaci quotidianamente, hanno saputo e si chiedono nelle mie deleghe che genere di finanziamento ci sono, che genere di progettualità sto portando avanti. Ed ecco la cosa bellissima che mi chiama trovato inizialmente così un attimo sconcertato, perché poi inizialmente non sapevo bene cosa dire. Adesso che ho le idee chiare, abbiamo degli ottimi rapporti e quotidianamente soddisfo le loro richieste. La città metropolitana è un ente di recente istituzione, molti hanno criticato la sua istituzione ritenendola praticamente inutile alla sopravvivenza. Da quello che dice lei sembra invece che la città metropolitana stia dando molto al territorio. Decisamente sì, e il risultato è sotto gli occhi di tutti, basta vedere la pioggia di finanziamenti che sta arrivando in ogni ambito, dalle strade alle scuole, alla cultura, all'agricoltura, al turismo. Ovunque stanno arrivando finanziamenti, stiamo pensando addirittura alle innovazioni tecnologiche. Consigliere, lei è anche consigliere delegato all'agricoltura.
quella che sembrava una competenza non appartenere alle città metropolitane. Eppure lei si sta muovendo tantissimo, addirittura ha incontrato il ministro dell'agricoltura. E infatti questo quando il sindaco De Magistris, che veramente mi ha aperto tante le porte a tante opportunità, quando mi ha proposto questa delega all'agricoltura, io l'ho accettata di buon grado, in quanto lui ritiene che sia costituzionalmente orientata e quindi giusta. Intanto non fa parte più delle competenze della città metropolitana, ma chi ci vieta di promuovere attività nell'ambito dell'agricoltura e progettualità nell'ambito dell'agricoltura? Per cui mi sono preso la delega, ho scritto poche righe al ministro, che è entusiasta dei miei progetti, mi ha voluto immediatamente incontrare, e questo ci dà ragione il fatto, questa cosa è anche, come dire, avallata dalla regione Campania, che questi giorni ci ha scritto e ha voluto che ci fosse un nostro un consigliere della città metropolitana, ovviamente quello con delega all'agricoltura, presente nella commissione permanente sull'agricoltura in regione Campania, che è stata nominata dalla commissione permanente dei consiglieri regionali sull'agricoltura, caccia e pesca, e addirittura praticamente hanno creato un osservatorio regionale dell'agricoltura di tematiche che si muove di tematica in tematica. Avrò un incontro tra pochi giorni per quanto riguarda la castanicoltura, e ce ne saranno tantissimi altri, quindi la città metropolitana è presente nell'organismo fondamentale della regione Campania dell'agricoltura, quindi voglio dire, e anche per la promozione socio-economica di tutti gli aspetti che riguardano l'economia della città metropolitana, l'agricoltura è un settore traino. Ministro, poi felicissimo delle mie progettualità, e ci ha promesso che la incontreremo a breve proprio qui in città metropolitana.